Il biologico finora si è sviluppato anche come una nicchia e noi qui in Atrage volevamo sviluppare tutta l'agricoltura in un modo al più ecologico possibile per una vasta gamma di contadini, altissimo livello di qualità. E il biologico non era tanto sperimentato e molto è un capitale, se qualcosa non funziona perché non hai utilizzato un certo pesticida in un certo periodo, allora tutto rovinato. E questa è una cosa che non puoi dare consulenza ai contadini, farlo in questo caso. Però quello che puoi fare è ridurre al massimo possibile e dare il metodo giusto per seguire. E i biologici molto spesso sono quelli che se lo possono anche permettere di produrre in modo biologico, molto spesso, e adesso è diventata una moda. Questo è un grande impegno, no? Personale, sì. Grande impegno personale, sì. Tante informazioni. Certo. E una disponibilità economica, perché se una nata non va bene, bisogna essere in grado di supportare anche. Allora, la nostra domanda è come è possibile che può essere prodotta una certa quantità di vino anche da più contadini, al più ecologico possibile senza diventare ideologici. Sì, giusto, perfetta, la distinzione è perfetta, perché anche nella discussione tra biologici, biodinamici, tanti biologici sono adesso ormai diventati biodinamici, eccetera, sono ideologici. Sì, manca un po' la ragione. Sì, il buon senso. Il buon senso. Quando inizia a diventare ideologico, ti inizia a mancare il buon senso con il contadino, allora diventa magari complicato, puoi perdere veramente. E il contadino stesso ha anche un buon senso, perché ha molto spesso. Esatto. Cioè. Si potrebbe, alla luce di quello che sto capendo, si potrebbe anche pensare di individuare come tema un più ampio aspetto, quindi non solo la biodinamica, ma dalla biodinamica ai vini ecologici. Quindi io aggiungerei anche, perché quello è un capitolo, è una discussione che non finisce più. Mm-hmm. Io rimanerei sulla produzione convenzionale tipica nostra qui, e l'altro, la posizione biologica o biodinamica è una parte a sé. E però sono anche altri temi, no? Per esempio la viticoltura in montagna. Mm-hmm. Noi abbiamo tanti grandissimi problemi, perché la nostra produzione ha un alto costo. E adesso, come la situazione sul mercato, momentaneamente è molto difficile, perché adesso vini, non dico di questa qualità, ma vini di una buona qualità vengono messi sul mercato con €1,50. Poi il nostro costo di produzione sono 2 euro. Per quello qui siamo un po' in crisi. Poi ci sarebbe un tema che si potrebbe anche un po' discutere, no? E poi anche la tipicità del vino, la sua caratteristica, l'autenticità, non so, del prodotto. La zona alpina. E questo entrerebbe anche nella S&B, nel modo di pensare all'autenticità. Però tornando alla viticoltura di estremo, l'Alto Adige ha fatto tantissimo per portare avanti altri, l'Aosta, tutte le altre regioni sul livello europeo. C'è il CERMIN, c'è un concorso internazionale, nazionale però internazionale, su tutta la viticoltura di estremi o di montagna. Mm-hmm. Noto, notissimo. Sono cose che per noi, diciamo, per Merano, perché anche qui c'è tutto lo steep, molto elevato, questa è una cosa, può essere anche legato alla sostenibilità, perché vuol dire curare la viticoltura di montagna, dare una sostenibilità ai contadini e ai contadini al turismo. Questo legame, secondo me, è fondamentalissimo. Sì. Ecco. Questo è un altro tema. Sì. Sicuramente però il discorso, scusate,
della sostenibilità. Io mi soffermerei poi nello spiegare questo concetto di sostenibilità. Di sostenibilità a livello economico, anche di modello economico. C'è un modello sostenibile dietro alla sostenibilità biologica prodotto? Per 40 anni la base che è stata creata grazie al centro di sperimentazione, all'impegno di tutti i contadini di seguire tanto alle organizzazioni di consulenza, eccetera, abbiamo solamente, mi pare, 3% di contadini che hanno lasciato i loro poderi. Questo è pochissimo sul livello internazionale. E fortunatamente abbiamo bellissimi mari, abbiamo una bellissima cultural landscape. Cultura del petaggio, sì, che funziona e che dà la fonte anche per il turismo. Allora, tutto quanto questo è legato al concetto della sostenibilità, però è un altro, è un concetto moderno, è un concetto economico, è un concetto molto legato alla tradizione anche.